Michael Farmer ha 44 anni e negli Stati Uniti è famoso come il cacciatore di meteoriti. Come lui ce ne sono almeno 20 oltreoceano. Sono persone che si mettono alla ricerca di frammenti di asteroide caduti dal cielo. Frammenti che possono appartenere anche a Marte o alla Luna e che arrivano sulla Terra senza essersi disintegrati dopo il passaggio in atmosfera. Di cacciatori di meteoriti ce ne sono anche in Italia. C'è chi organizza spedizioni negli angoli più remoti della Terra, chi gestisce siti internet con tutte le informazioni sulle meteoriti e chi ne colleziona fino ad averne in casa circa 700. Le meteoriti non sono solo l'oggetto di una caccia al tesoro per appassionati, ma veicolano anche messaggi importanti per la scienza. Le meteoriti, appunto in quanto frammenti di corpi celesti come asteroidi, o pianeti come Marte, oppure satelliti come la Luna, oppure anche forse anche frammenti di comete, portano dentro di loro, diciamo, tutta una serie di informazioni di carattere fondamentalmente cosmochimico che ci permettono di esplorare come si è formato il Sistema Solare 4 miliardi e mezzo di anni fa e come poi si è evoluto fino all'organizzazione che noi vediamo oggi con un Sole, con dei pianeti e dei corpi minori che li ruotano intorno. Se noi guardiamo la Luna, la superficie di Mercurio, noi vediamo che è completamente, diciamo, porta il segno di un bombardamento, diciamo, catastrofico importantissimo, e che doveva aver, diciamo, colpito, diciamo, tutti i corpi celesti della parte più interna del Sistema Solare, incluso la Terra. Noi oggi sulla Terra contiamo circa 190 crateri da impatto, ma semplicemente contro i migliaia che troviamo sulla Luna o su Mercurio. Ma questo è semplicemente dovuto al fatto che sulla Terra ci sono appunto dei processi geologici che ringiovaniscono la superficie, quindi cancellano il ricordo di impatti passati. Quindi studiare un cratere d'impatto è importantissimo perché, ripeto, è un processo geologico molto molto importante, ci dà delle informazioni su quelli che sono stati appunto i proiettili che hanno colpito, diciamo, ad esempio la Terra o la Luna, possono portare tutta una serie di altre informazioni che sono relative a quello del contributo della materia extraterrestre al budget geochimico della Terra, cioè nel senso che il materiale che viene portato da un grosso meteorite sulla Terra è un materiale che si aggiunge sostanzialmente a quella che è la composizione della Terra. Questo cosa vuol dire in soldoni? Che se avessimo ad esempio un asteroide, quindi un grosso, diciamo, impattore magari di composizione tale da contenere tanta sostanza organica, ma forse potremmo ipotizzare che parte della sostanza organica possa essere venuta appunto dal CERN. Uno dei pochi cercatori italiani di meteoriti è Giorgio Tomelleri. Ha iniziato raccogliendo fossili e minerali 50 anni fa e poi insieme a sua moglie è partito per la Libia nel 1996. Lì ha iniziato a battere i deserti alla ricerca di quelle pietre che pietre non sono. Equipaggiati con fuoristrada e GPS, hanno battuto territori immensi, catalogando ogni loro ritrovamento spaziale. La zona del Nord Africa è particolarmente proficua per la raccolta perché nelle zone desertiche c'è maggiore visibilità, ma dal 2010 la crescente instabilità politica dell'area l'ha resa impraticabile. Perché dedicarsi alla raccolta di meteoriti? Tomelleri lo spiega così. Se uno pensa che sta raccogliendo veramente della cosa che viene da extraterrestre, poi cioè, cose che vengono da distanze immaginabili, lo studio poi di queste cose ti fa capire di cosa sono formati le lune di Giove, le lune di Saturno, cioè è una cosa che mi fa venire la pelle d'oca a parlare, perché veramente sono poi le nostre origini. Tomelleri ha collaborato anche con l'Agenzia Spaziale Europea per il progetto Pangea. Ha insegnato ad alcuni astronauti, tra cui Luca Parmitano, a identificare le rocce che vengono dallo spazio durante una sessione a Bressanone. C'è chi invece le meteoriti ama collezionarle. Uno di questi è Francesco Moser, per cui la passione è diventata irrefrenabile. Io ho cominciato a collezionare le meteoriti ben prima di essere in età da lavoro. Ho cominciato a 17 anni. Io mi sono sempre occupato, sono sempre interessato di astronomia, sempre ovviamente a livello amatoriale, fin da quando avevo 12 anni, quindi diciamo, c'è sempre stato l'interesse per quello che è astronomico e spaziale. Un conoscente, anch'esso astronomico,
visti da un paio d'anni. Allora, prima ne ho comprata una, poi due, poi tre, adesso sono quasi 400. Gestisce anche un sito ricco di curiosità sulle meteoriti, con tutte le informazioni, anche storiche, sul collezionismo. È lui a spiegarci che il valore di una meteorite può andare molto oltre l'aspetto scientifico. A far salire il prezzo sul mercato è, ad esempio, la storia che c'è dietro, se qualcuno l'ha vista cadere o se ha colpito qualcuno. Lui conserva un frammento di meteorite caduta nel 1972 in Venezuela, responsabile della morte di una mucca. C'è poi il caso della meteorite dal volto umano, una roccia che sembra un viso, il cui valore si aggira attorno ai 120.000 euro. Dal punto di vista legale, in Italia una meteorite è di chi la trova, ce lo spiega il maggior collezionista italiano Matteo Chinellato. Custodisce 700 pezzi e in marzo ha curato un'esposizione tematica sulle meteorite italiane all'interno del Bologna Mineral Show. In Italia praticamente è di chi la trova. Ah. Tutto lì. Sì, sì, sì. Ma quindi anche no. Se appunto, sia se è pietrosa, sia se è nickel, sia se ha dell'oro, è uguale, la è indifferente. Sì, quella di chi la trova e tutto quanto, non è un bene archeologico, cosa del genere, che allora bisogna avvisare sovrintendenza, questo e quello, okay. E dare la priorità allo Stato, eccetera, eccetera. Però per esempio in Inghilterra è di proprietà dello Stato e quindi chi la trova deve segnalare appunto il ritrovamento o altre cose. In America chi la trova se la tiene, quindi ognuno ha le sue regole, tutto là. Per chi fosse interessato al tema, le manifestazioni più accreditate del settore si svolgono a Monaco di Baviera, dove si tiene una delle fiere più grandi al mondo, e in un piccolo paesino della Francia, Ensisem, luogo di una famosissima caduta di meteorite avvenuta nel 1492. All'epoca venne considerata un avvenimento sovrannaturale.